Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Il Vangelo di questa domenica ci presenta due storie toccanti, commoventi: quella di una bambina morta a 12 anni che Gesù risuscita, e quella di una donna afflitta da emorragie da 12 anni che Gesù guarisce, manifestandosi così come il Signore della vita. Da queste storie, tra loro intrecciate, proviamo a cogliere tre passi per vivere anche noi il nostro itinerario di guarigione. La vita spirituale, infatti, è un costante processo di guarigione che culminerà in cielo. Primo passaggio: dare un nome ai propri vuoti riscoprendosi bisognosi di Dio. Da una parte abbiamo Gairo, capo della sinagoga, che va da Gesù e lo supplica: «Ti prego, mia figlia sta morendo, vieni a imporre le mani su di lei». Imporre le mani era un gesto di benedizione, ma anche il gesto del padre. Passava la benedizione e l'eredità al figlio. Gairo dunque chiede a Gesù di benedirla, di imporre le mani, di esercitare una paternità su sua figlia, perché lui, in quanto padre, non può salvarla. Gairo dunque rappresenta un padre che da solo non può dare vita a sua figlia e aiutarla veramente a sbocciare. Gairo era anche capo della sinagoga, dunque un uomo che con tutta la sua notorietà e anche la sua religione non può nulla davanti al mistero della morte. Proprio questa sofferenza diventa per Gairo la porta per accedere all'incontro con Cristo, per affidare a lui la vita di sua figlia. Quante volte anche noi nella nostra vita pensiamo di riuscire, di essere forti, di non aver bisogno di Dio, e tante volte proprio la sofferenza diventa quella strada di verità per aiutarci a metterci in una posizione di verità. Non siamo un assoluto, non possiamo nulla da soli. Abbiamo bisogno di lui. Dall'altra parte abbiamo la donna emorroissa. Da 12 anni soffriva emorragie, perdeva dunque sangue, era ferita nella sua intimità. Era soprattutto una donna emarginata, che viveva con vergogna la sua condizione. Secondo la mentalità del tempo era considerata impura, doveva star lontana da tutto e da tutti, persino dal culto. In lei possiamo vedere la sintesi di tutte le nostre ferite psicologiche, affettive, emotive, soprattutto quella ferita radicale causata dal peccato originale che ci inclina al male, che ci spinge a vivere per noi stessi. Ecco, questa donna, ci dice l'Evangelista, che aveva girato invano tutti i medici. Non solo non era guarita, ma era pure peggiorata. L'Evangelista vuol farci capire l'incurabilità di questa donna, che nemmeno le tecniche umane potevano salvare, e in fondo ci ricorda che tante volte noi cerchiamo ai nostri problemi soluzioni sbagliate, aggravando ancora di più la nostra sofferenza. Quante volte, ad esempio, cerchiamo di rispondere ai nostri vuoti ingozzandoci di cose, distrazioni, dispersioni, oppure cerchiamo di rispondere alla paura di non essere considerati o non aver valore alcuno, cercando costantemente di metterci in mostra, ponendoci in modo aggressivo, altezzoso. Insomma, il comune denominatore, il primo passo che questi due personaggi ci ricordano per guarire è dare un nome ai propri vuoti, rendersi conto di ciò che in noi non va e soprattutto scoprire che siamo bisognosi di Dio. Il secondo passo, miei cari, è proprio la fede in Gesù. Da una parte abbiamo Gairo, si incammina col Signore, ma ad un certo punto arriva un incontro dei suoi servi che dicono: «Lascia stare, non importunare più il Maestro, ormai tua figlia è morta». Gesù dice a Gairo: «Non temere, continua solo ad avere fede». Ecco, qui abbiamo la dimensione della fede come un fidarci di Gesù, un camminare con Lui, perseverando anche quando l'evidenza sembra dirci che non ne vale la pena. Quante volte, nonostante noi preghiamo, le cose non vanno come avremmo voluto. Magari una persona cara muore comunque, una situazione non si risolve, e noi siamo tentati da voci esterne come quelle dei servi o tentazioni interne di lasciar perdere, che non ne vale la pena, che Gesù ha ben altro di più importante da fare che badare a noi. Ecco la frase di Gesù: continua solo ad avere fede. Dall'altra parte abbiamo la donna emorroissa. Ha sentito parlare di Gesù e desidera toccarne anche solo il mantello, e in mezzo a una folla accalcata attorno a lui riesce a toccarlo, e all'istante il flusso di sangue si ferma e fu guarita dal suo male.
Ecco, questa donna ci mostra che la fede chiede questo passaggio dall'ascoltare al toccare, cioè non basta sentire belle parole, catechesi, è importante toccare Cristo, cercarlo, entrare in contatto con Lui. Gesù infatti lo incontriamo concretamente soprattutto nei sacramenti, specie nell'Eucaristia, meditando la sua parola, pregando, con le opere di misericordia. La guarigione di questa donna viene sperimentata perché arriva a toccare Cristo, a vivere una esperienza concreta di Lui. Ci farà bene chiederci: ma quando è che ho toccato il Signore nella mia vita? La mia fede è viva? Io che ho la grazia non solo di toccare il mantello di Gesù, ma di ricevere Gesù intero nell'Eucaristia, ad esempio. Come lo incontro? Con quanta fede lo accolgo? Ricordiamolo bene, la tua fede ti ha salvata. Come diceva bene Sant'Agostino, colui che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. Ma vedete, a Gesù non basta che questa donna sia guarita. Chiede: chi mi ha toccato? E stupisce i discepoli perché dice: ma qui c'è una folla che ti pressa, tu chiedi chi ti ha toccato. Gesù sa che qualcuno l'ha toccato con fede e cerca chi è stato. Potremmo dire quasi costringe questa donna a venire alla luce. Infatti questa donna tremante si fa largo e si prostra davanti a Gesù e gli racconta tutto. Cioè Gesù vuole avere un contatto con lei tu a tu, una relazione personale. Questa donna trova molto più che una vita guarita, trova la sua relazione con Dio, che è al di là della guarigione, perché l'eternità è il paradiso, è il cielo. Ecco, questa donna dunque esce dall'anonimato e ciò che prima era la sua vergogna diventa ora racconto, annuncio, testimonianza. Proprio lì, in quella ferita, Cristo è entrato, proprio lì. Grazie a quella ferita lo ha incontrato. Il terzo passo di questo cammino di guarigione è l'incamminarsi in una vita sana. Da una parte Gesù, dopo aver restituito ai genitori la figlia risuscitata, dice loro: datele da mangiare. Un'indicazione semplice, ma gravida di significato. Darle da mangiare significa anche dire: prendetevene cura, perché vostra figlia ha bisogno di voi. Camminare con Gesù, miei cari, significa imparare ad amare e scoprire che la guarigione passa anche da una via imprevista, che è l'imparare a decentrarsi, pensare un po' meno a se stessi e un po' più agli altri. Spesso forme depressive o a volte anche disturbi psicologici nascono, quantomeno si alimentano, a causa di un eccessivo egoismo. Siamo troppo presi da noi stessi, troppo centrati da noi stessi. Ecco, il Signore ci chiama a saperci prendere cura, perché tante volte molte persone muoiono di solitudine, muoiono di trascuratezza, muoiono perché non curate, non amate. Ecco la chiamata che Dio ci rivolge: imparare l'arte del curare. Dall'altra parte abbiamo l'emorroissa guarita. Dopo averla ascoltata, Gesù le dirà: figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Sono parole importanti. Anzitutto Gesù la chiama figlia. Questa donna, potremmo dire, è stata generata ad una nuova relazione col Signore, una relazione di figliolanza. Vedete, noi nella vita spesso cerchiamo di aggiustare i problemi. Gesù non viene a offrirci pezze per rattoppare, ci offre una vita nuova, ci rigenera figli di Dio, ci comunica la sua vita divina. E a questa donna dirà: la tua fede ti ha salvata, perché c'è una parte in questo cammino, c'è una parte nell'itinerario di fede che spetta a noi. La salvezza è dono di Cristo, ma noi possiamo farla nostra per mezzo della fede. Dio è potenza d'amore all'opera, ma per poter operare ha bisogno del nostro sì. E infine le dice: vai in pace e sii guarita dal tuo male. Sono parole preziose. La pace nel mondo biblico è la pienezza, frutto di una comunione con Dio, di una vita vissuta bene. Gesù le sta dicendo: vai, sei guarita, ora cammina nella pace. Ci ricorda che un conto è guarire, altro conto
e vivere sani e vivere bene. Vedete, miei cari, noi a volte cerchiamo il Signore nell'ora del bisogno, nel momento del problema. Quanta gente bussa alle chiese chiedendo aiuto in momenti disperati della vita. Spesso da questi momenti le persone ne riescono ad uscire e poi finita lì. No, miei cari, ciò che serve davvero è incamminarsi con il Signore e imparare ad amare e camminare nella pace. Guarire può capitare, ma vivere bene, potremmo dire, è una scelta. Più coltiviamo la preghiera, più coltiviamo l'obbedienza alla parola, più coltiviamo atti d'amore, più coltiviamo il bene, più la nostra vita fiorirà. E più potremo aiutare gli altri a sbocciare, a vivere bene. Cari fratelli e sorelle, alla luce di questo testo meraviglioso che abbiamo cercato di ripercorrere in povertà, chiediamo la grazia al Signore di incamminarci nella libertà, quella vera, di percorrere anche noi il nostro cammino di guarigione, imparando a riconoscerci bisognosi di Dio, a fidarci di Lui e a lasciarci insegnare da Lui l'arte di vivere e di amare. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!